Pesce. È un'idea che ha avuto Giovanni, quello con cui ho fatto il video della pesca a 20 euro, e che finalmente dopo un anno da quando abbiamo avuto questa idea forse riusciremo a portare a termine. La roulette delle esche, praticamente la sfida consiste nel scegliere casualmente l'esca da usare e vedere chi dei due riuscirà a catturare più pesci. Uno dei punti chiave della sfida è che io userò esche artigianali, mentre Giovanni userà esche industriali. Le esche che andiamo a usare in questo video saranno... Crank superficiale, una sorta di wakebait che però affonda poco poco, si chiama Tokyo Crank della Nomura. Un jerk da 9 cm, un popper da 8 cm e mezzo, un piccolo crank di 4 cm e ciliegina sulla torta, un propeller che non ho mai costruito ma che mi cimenterò a provare proprio oggi. Sono 5 esche, forse ne inseriamo una sesta. Ci baseremo su queste che sono le esche che mi ha mandato Fishing Trial, che ringrazio tantissimo. Fishing Trial è un negozio online che ci ha aiutato in questa impresa perché ci servivano 5 esche industriali e ce le ha mandate lui così, bam. Grandi, grazie mille. Andate a guardare il loro negozio, vendono roba per spinning, bolognese, surfcasting e quant'altro. Sono rapidi a spedire, gentilissime e super disponibili per qualsiasi richiesta avete. Vi metto ovviamente il link in descrizione e noi andiamo avanti col video, ma dopo la sigla! Cercherò di farle più simili possibili per quanto riguarda dimensione e peso, ma le farò personalizzate con i colori che dico io e con le forme magari leggermente diverse. Ci metterò un bel po' a costruire tutte queste esche, quindi non parlerò più, costruirò e basta, e a voi vi lascio con un bel montaggio a tempo di musica. 3, 2, 1, via! Rigorosamente gelatino dell'Eurospin da bravo povero. Ho già finito di tagliare le sagome, ho preso una decisione, farò anche un VTD, perché sì, perché è la mia esca preferita. Questa raga è stata veramente difficile da realizzare. Ho fatto dei buchini nella paletta e ho fatto passare l'armatura all'interno della paletta e ora calza perfettamente nell'esca. E voilà.
Allora, adesso devo fare l'armatura per il propeller, che per chi non lo sapesse è un'esca top water, quindi sta a galla, e ha delle elichette davanti e dietro che ruotano in questo modo. Per far ruotare bene le elichette hanno messo delle mezze perline, delle rondelline qua, e non sapendo come fare ho preso delle perline, le ho levigate con la levigatrice a metà, per cui ora ho delle mezze perline che faranno più o meno quello scopo lì, spero. Per le elichette invece, guarda caso, tempo fa ne avevo comprate un po' su AliExpress, quindi ho delle elichette già pronte, per fortuna, e non dovrebbe essere un problema quindi creare questa armatura. Allora, sicuramente gli faccio questo loop all'inizio, che non stavo registrando ma gliel'ho fatto. Poi gli metto mezza perlina. Forse devo mettere perline più piccole, perché queste mi sembra che impediscono un po' la rotazione. Proviamo. Ma forse invece che mettere mezze perline metto proprio le perline intere. Chi me lo vieta? Perché devo mettere mezza perlina? Fino alla fine. E giro attorno. Ok, che figata. Credo che il propeller abbia il piombo al centro, quindi metterò un bel piombo qua e un bel piombo qua. È arrivato anche Giovanni! Ciao, grande amici. Mentre lui stava dietro che imbobina fili come se non ci fosse un domani, noi continuiamo queste. Un attimo in pausa i lavori perché siamo andati a pesca, perché ogni tanto è bello andare a fare una pescata senza telecamera. Abbiamo preso pure un sacco di pesci e nel frattempo c'è questo imbecille, si vuole prendere la briga di costruire la roulette, quindi ora lui si metterà qua dietro mentre io finisco le esche, lui costruisce la roulette e vi faccio vedere un po' quello che stiamo facendo. Che progetto hai in mente? Il progetto, l'idea è fare, avete presente, ok, il prezzo è giusto, via, comunque un altro giro, 55, una cosa del genere. Quindi avremo una gigantesca ruota di, con 50 persone, il pubblico enorme. Così grande? Sì, facciamo bene. Facciamo gigante. No, sarà una piccola plancetta di legno quadrata, su cui ci sarà un cerchio di legno, sempre, che dovrebbe girare. In quanto cerchio dovrebbe girare. Ah, tipo quella di Mike Buongiorno, la ruota della fortuna. Cioè sì, ecco, la ruota della fortuna, però in piccolo. Bella. E questo è qualche si ora. Si vede che questa non ce la siamo preparata come volta. Ma quanto siamo rossi? Ma perché siamo così rossi? Non lo so, il caldo. Vabbè, siamo comunque rossissimi. Quindi l'idea è quella di una ruota della fortuna un po' più in piccolo, praticamente, in legno e cuscinetti e plastica e materiali di riciclo vari. Se no facciamo una freccetta che gira su un disco. Esatto, il piano B, nel caso in cui non funzioni, è una freccetta che gira su un pezzo di legno. E che ci abbiamo un giorno per fare questa cosa, quindi diciamo due che ore. Sono due ore tipo, sì, vabbè, vediamo come va. Va bene, buona fortuna. Dai, bella. I know you need me badly. Well, I can work with that. Leave your honor on the counter and forget where you're at. You're like a bullseye walking, no lessons learned from last night. And I've been creeping and stalking, but it's not like you ever hide. Well, take it from me, you're gonna die. You'll fly, but you ain't nothing special. You'll pay a steep price for this. I just don't tell me that I lie. Cosa è successo? Niente, tranquillo. Non vuoi vederlo adesso? No! Ah, ok. Shadows under moonlight. We are who we were born to be. On Hollow City Nights. And now you try to walk away again, but you predictably stumble. You say this next is what you don't intend, but then why come in? Well, take it from me, you're gonna die. You'll fly, but you ain't nothing special. You'll pay a steep price for this high. Just don't tell me that I lied. We are who we were born. Nel frattempo che io stavo qui, signori, a fare le nostre gare esche, il buon Giovanni è andato avanti con lo Sceglinator. 70.000. Non è dal 5.000. 5.000? 70.000. 70.000, che ce frega. Facciamogli vedere come funziona lo Sceglinator. Aspetta, mettilo qua sotto, vai. Allora, abbiamo
un cerchio di legno un po' più spesso. Qui in mezzo non si vede, ma c'è un cuscinetto dentro il legno più spesso e un bastoncino di legno che è incastrato dentro il cuscinetto e fissato con una vite alla base di legno. Ho diviso poi il cerchio in settori, ho piantato i chiodi e banalmente qua abbiamo qui un pezzo di plastica. Una confezione delle ancorette Mustad. Esatto, grazie Mustad per le ancorette con cui abbiamo fatto la plastica. Quindi semplicemente... È bellissimo! Per i curiosi, il rumore diverso è dovuto al fatto che tutti i chiodi sono piantati ad altezze un po' diverse, quindi hanno una vibrazione diversa. È bellissima, è un capolavoro, Gio. Sono contentissimo. È troppo bella. Io sono fondamentalmente innamorato di questo rumore. Ok, abbiamo ritagliato dei pezzettini di carta d'alluminio da un rotolo di alluminio e ovviamente non ho inquadrato e ora entra in gioco sempre rock and roll e ora entra in gioco lo Squaminator 50.000. Olè! Ehi! Dico, non sto registrando niente, sto aprendo le esche, ho deciso di farle di tre colori diversi, giallo, rosso e verde. Non si dice! È appena successo un disastro di proporzioni bibliche. Sono affondato con il trapano per riaprire la cavità dell'occhio e mi è esploso il popper. Riempio il buco dell'occhio con la segatura. Che schifo di lavoro, mal fatto proprio. Beh, purtroppo ci sarà un piccolo difetto estetico in questo popper. Spero di non causarlo anche dall'altra parte. Beh, questi ci stanno proprio bene. Sì. Direi che vanno bene. Non stavo di nuovo registrando, sto esaurito, raga. Vabbè, comunque gli ho messo la resina e via. Eccole qua. Sto esaurito, raga. Ho stanchissimo. Basta. Voglio andare a pesca. Andiamo a pesca. Andiamo a pesca, giù. Ok. Grande Grumpy Bates colpisce. Buongiorno disgraziati, sono le 5 di mattina, stiamo per andare al lago. Abbiamo completato la roulette che nel tempo ha assunto il nome di Sceglinator 300.000 e ve la faccio vedere, eccola qua. L'abbiamo fatto a telecamera spenta perché ieri sera eravamo veramente molto stanchi, quindi siamo andati su a casa, ci siamo bevuti una birretta a casa e nel frattempo che ci guardavamo una serie TV abbiamo completato la roulette. Ora è bellissima, se non fosse che nello smontare, montare e rimontare l'ho rotta, quindi ora devo fargli una piccola modifica e aggiungergli un'altra paletta. Alla fine abbiamo messo le scritte in questo modo, secondo me è molto simpatico, ci sono tutte e quando gira secondo me è veramente bella. Ma quanto sei fiero. È la cosa più bella che io abbia mai fatto. Sono d'accordo. Neanche tua mamma ha fatto una cosa così bella.
Sai, sì, dei film americani che una certa si baciano senza così senso. C'è appena stato probabilmente il più grosso fail della storia, perché mentre il nostro amico Giovanni sta gonfiando il bellybot e Svenka osserva esterrefatta la scena, ci siamo accorti che manca un tappo al mio bellybot, perché si è rotto il gancetto che lo sostiene. E chissà dove è caduto. Quindi la sfida non sarà più da bellybot come avevamo previsto, ma sarà da terra. Però in compenso abbiamo preso delle scelte, e sono quelle che ogni bus vale 5 punti, giusto Gio? Ogni bus 5 punti, ogni luccio 10 punti, esca persa meno 10 punti, o meno 5? 10. Non vale per le gomme però, dai. No, per le gomme non vale. Tranne che per le gomme, solo per le hardbait. Zara! Zara! Basta, c'è altre regole? Sì, chi si dimentica, chi perde il tappo del bellybot meno 50 punti. Chi perde il tappo del bellybot per cosa? Ah, cioè la regola di oro e argento l'hai detta? Ah sì, oro e argento, giusto, non l'ho detta. Spiegala tu. Prima di lanciare, uno dei due decide oro e l'altro argento. A seconda del colore che esce, chi ha indovinato sceglie se usare l'esca industriale o quella artigianale fatta da Alessio. Bellissimo. Facciamo, vai, il primo spin, vado io? Vai. Ali, vuoi farlo tu il primo spin? Vai, primo spin svenca. Forte, forte. Ah, non abbiamo detto oro argento. Ah, cazzarola. Io dico oro. Oro? Ok. Va bene. Vai, argento. Vai, lo faccio riuscire. Vai. VTD inizio con quello di Alessio. Allora. Oddio, ti la rischia tutta. Io inizio con questo, che è il Pro Q della C-Spin, che è l'unico non Nomura che abbiamo. Ce lo siamo comprato perché ci mancava il VTD, ma volevamo assolutamente mettere il VTD nella sfida. Ah, schiaccio gli ardiglioni anch'io, mi sa. Ciao Svenka, a dopo. 20 minuti a partire da ora. Via. Primo lancio simultaneo. 3, 2, 1, via. M'ha cacciato, eh. Prima cacciata, subito, subito. Non è fredda l'acqua comunque, eh. Abbiamo messo la regola che il pesce vale solo nel guadino, ma in questo caso abbiamo solo un guadino, quindi il pesce vale salio. E Lucio! Lucio! Che Lucio! Bastardo! Lucio! Lucio! E papà! No, vabbè, ma guarda, ma che è un Lucio questo? Dai, ma questo me lo chiami Lucio, scusa, ma che è? No, vabbè, ma non puoi iniziare con Lucio, te, ma chi sei, scusa? Come cazzo se piglia? Tra l'altro non ho mai visto prendere un Lucio a VTD in questo posto, cioè. Che culo? Che caruccio? Che caluccio dalla testa. Aspetta che ti faccio una foto. E se ne va. Ma ti pare che è scappottato con un Lucio a VTD? Ma chi sei? Ma fai schifo. Ma quanto è piccolino, che carino. Ma dove sta ancora lì? Veramente matto facile. Aia, time's up. Sul lancio però, quindi questo lancio vale ancora. Prossima esca. E te hai fatto oro prima? Sì. Allora, oro io adesso. Vai. Oh. Crank! Ed è oro. Quindi io voglio usare il mio. Madonna, che sofferenza il crank senza bellybot, ragazzi. Cioè, sarà un incaglio e basta, continuo. Intanto vedo se nuota. Penso sia la peggiore esca che abbiamo mai fatto. Cioè, fa uno sbando leggerissimo. Beh, facciamo cercare, via. 20 minuti a partire da ora. Nozzi! Nozzi! Aiuto, aiuto, aiuto! Peccato perché non voglio bagnarmi la felpa. No! Aspetta! Ok. No, non volevo frascicarmi le gambe. Vabbè, è andato bene, dai. Grazie, Gio. Già, sono sprofondato. Pesce! Ed è proprio qui, bambini, il momento in cui ho spento la GoPro convinto di accenderla. E ora sto ripassando i santi del calendario. Sì. Praticamente, siccome non nuota, lo sto usando tipo popper a top water, perché se fai una botta rapida e improvvisa fa una schizzetto a galla, quindi praticamente lo sto usando come se fosse un popper. E allora, da fermo! Ma stessa taglia più o meno. Madonna, l'ha amato malissimo.
Bello. Double pesce. Ma ti pare che col Pro Q devo cappottare? E dai, il doppiettone. Beh, te lascio così. Vai. Oh, pareggio. Può essere anche il core comunque che... Guardate Johnny Nutria come nuota felice tra un misfatto e l'altro. Oh! Oh, oh, oh! Terza manche, vai! Ok. Vai. Wakebait! Attenzione! Non abbiamo detto oro o argento. Vabbè, scegli tu, dai, prima ho scelto io. No, scelgo quella industriale. Diffida dalla wakebait e fa bene! Intanto che leghi con l'auto quest'esca, nella quale ripongo una fiducia pari a zero. Oddio, questa nota bene. Oddio, oddio, oddio. Mamma mia, quanti pesci faccio con questa. Mamma mia. Vuoi vedere come nota questa? A galla. Oh mio. Nota molto meglio della mia. Ok. Questo okay. Farà male. Andiamo più in là e iniziamo più. Spostiamoci più in là, sì. Terza manche. 3, 2, 1, via. Cinque. Quattro. Tre. Due. Come ho fatto? Ok, lo shallow crank, anche detto wakebait, è stato un fail totale. Vediamo chi sarà il prossimo fortunato. Oro o argento, eh? Ah, giusto, argento. Popper! Attenzione! Raga, purtroppo il popper che ho fatto dopo che ho messo la resina è andata ad attappare completamente la bocca davanti. Questo vuol dire che probabilmente il popper non farà assolutamente nulla. Ma male che vada, lo uso tipo VTD. Fare le cose di corsa, la gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Il costruttore di esche frettoloso ha fatto i popper senza bocca. Volevo troppo sceglierla io. Ecco, volevo proprio usarlo questo popper sfigato. Vedi, non c'ha la bocca, poverino. Vabbè, e poi soprattutto gli è esploso un occhio. Pensa se mo te lo faccio. Ma sicuro me lo fai, Io non so neanche se galleggerà questo popper. Decisamente sì. E poppa pure. Ho come il sospetto che il Nomura poppi un pochino meglio. Proprio il vago sospetto. 3, 2, 1, via. Mazza, lui è infamissimo. Mica aspetta, parte, capito? Però aspetta a recuperare. Oh, un VTD perfetto questo popper. Sì. Oh, là sotto che stanno a cacciare riva. Ah, sono vinellini, le sa. Stronzo. Ma che è? Che è attaccato? Ma che guarda che pesce è? Ma che è? Va bene, valeva. 5 punti per me. Veramente una cattura immeritata. Ok, il tempo è scaduto del popper e noi siamo anche abbastanza felici di questo perché non ci stavamo divertendo molto a popper. Io scelgo argento. Argento, vai. Lo scegli Nator, dice popper di nuovo. Di nuovo popper, no, giriamo di nuovo. Jerk. Attenzione. Io scelgo il tuo jerk. Addirittura? Sì. Mamma mia che brutta scelta che hai fatto. Giovanni ha scelto la mia. Che non abbiamo collaudato, non sappiamo come nuoti. Questa diamo per scontato che nuoti bene perché è industriale, quindi va a mio vantaggio. Però finora hanno catturato solo le mie, per caso, perché nuotavano tutte peggio in realtà. Che vabbè raga, la pesca è imprevedibile. No vabbè, suspending. No, mi dispiace Gio. Nuota benissimo questo jerk, è spettacolare. È perfetto, guarda che suspending. Boom, immobile. Pam, immobile lì. Ok, quando vuoi. Jerk, 3, 2, 1, 20 minuti da ora. Sono veramente pochi pesci in giro comunque, eh? No! Pensavo che avesse un pesce attaccato e non so se ho mancato la ferrata, non so se c'è una pianta a quel punto. Però sembrava proprio un pesce. Guarda sto persico sole quanto è grosso! È venuto in seguì il jerk, stanno fuori i persici sole. Oh oh oh, avevo appena lanciato. Tempo scaduto. 15 a 10, incredibile. Ancora fermi su quel punteggio da 3 giri. Vero. 3 bass di cui uno non vergognoso, conosco. Vergognoso. Io oro, oro. Ok. 1, 2. Di nuovo popper.
propeller. L'abbiamo chiamato il propeller ed è arrivato. Avevo detto oro. Quindi argento, devo scegliere io. Scegli tu quale usare. No, mi sa che scelgo quello industriale. Vabbè. E vado per il propeller. Chissà se nuoterà. Wow. Direi che questa funziona alla perfezione. Ok, funziona meglio come al solito la Nomura. Vabbè, vabbè, però per essere il tuo primo per essere il primo propeller funziona benissimo. È un successo, eh? Sì, sì, perfetto. È un cane. Ho un cane e una volpe. Guarda il canino. Ah, sì? La dentatura sembra proprio quella di un canino. Cioè, un canide. Lo sapevi quanto manca? Uno. Là. Sono fighissimo perché stavo controllando quanto mancasse. Ha fatto un 3-2-1 clamoroso e è finito il tempo. Per fortuna, perché il propeller ci ha veramente massacrato le scatole, per non dire le robe volgari. Passiamo adesso alle ultime due esche. Mancano solo lo shad e il soft jerk. E per comodità abbiamo scelto se esce oro, soft jerk, se esce argento, shad. Ok, quindi tu se... hai scelto oro però. Sì. Ok, vai. Oro, soft jerk. Soft jerk. Oh yeah. Allora, la mia esca preferita di quelle di gomma. Perfetto. Ok, abbiamo scelto questi soft jerk industriali e i miei sono artigiani. La dimensione è proprio la stessa, dai. No, scegli te che usare, se i miei o quelli industriali. Sai che secondo me i tuoi sono meglio? Scegli i tuoi. Scegli i miei, ok. 20 minuti a partire da ora. No, se l'era mangiato. Assurdo, l'ha mangiato fino all'amo, un pelino prima della punta. No, non è anche scappato, è proprio ignorante. No, non ci credo, non posso, hai sbagliato questo. Attenzione. E anche la manche del soft jack non ha portato risultati. Allora, l'ultima esca da usare è lo shad. Dovremmo scegliere chi userà l'artigianale e chi userà l'industriale, quindi argento. Oro, quindi okay. Scegli tu. Che non sai perché poi. Fine dello shad, fine della sfida. Abbiamo un vincitore. Ho un ultimo recupero. Ho un ultimo recupero, potrebbe fare il luccio che lo fa. Io ci crederei molto in questo recupero se fosse in te. Bella ragazzi. Eccoci tornati a casa, è stata una giornata lunga, frustrante e faticosa. Siamo stati al lago quanto? Più di 12 ore. 13 o 14 ore, sì, credo. Sì, sono usciti solo 3 pesci. Non fatelo. Però ci siamo divertiti perché la roulette che abbiamo rotto, che Alessio ha rotto 2 volte. Abbiamo. Se abbiamo io non sono presente quando la cosa succede e tu compi l'azione che porta alla rottura, sei tu che hai rotto la roulette 2 volte. E adesso guardate, non fa più il tatatac, fa solo. Però guarda quanto dura di più, è fatto apposta già. È silenziosa, è triste, non ha niente da dire. Oh! Presa, no. Dai, yeah. Comunque, la roulette è fighissima. La useremo di nuovo. Certo. Magari non con le stesse esche, magari con, non lo so. Una roba strana. E purtroppo oggi ci salutiamo. Sì, dopo 5 giorni bellissimi di pesca e cappotti uno dopo. Non è vero, non abbiamo mai cappottato. Non abbiamo mai cappottato. Mai cappottato. Siamo stati in cava, pescata al lago. Altro lago. In cui io ho fatto pure una cattura e ce l'ho registrata, ve la faccio vedere. Eccolo. Con il jerk che abbiamo fatto nel video. Fiume? Fiume, fiumiciattolo, a Cavedani. E lui ha preso il big. Woohoo! Neanche pensavo esistessero pesci così grossi in quel fiume. Woohoo! E poi fiume un po' più, con aspettative fiume un po' grande. Più alte. E infatti qui il big l'ha preso Alessio, che ha preso davvero un bel Cavedano. A me non c'è niente qui in mezzo. Ah, ok, di solito compaiono. Ah, sì. Strano. No, perché tu devi fare tipo così e lui compare. Ah, ok, vai. Vai. Te l'avevo detto! Cazzo! Te l'avevo detto! Oddio! Paolo, non è che non ti voglio bene, è che stiamo registrando la fine del video, ora ti chiamo, te lo giuro. Non abbiamo registrato niente, a parte la pesca al lago, perché sì, abbiamo deciso di gustarci delle pescate insieme, perché ci vediamo una volta all'anno, se tutto va bene, visto quindi... che sto infame vive in Francia. Tra l'altro, se conoscete dei posti belli nel centro-sud della Francia per pescare, io ci sono appena arrivato, non conosco niente, quindi scrivete ad Alessio. Che scrivetelo. Scrivetemelo, incellofanatemelo. Riappallottolamelo.
Quindi niente, non so quando ci rivedremo. Spero presto, perché abbiamo in mente già un altro video. Sì, e questo coinvolgerà anche un'altra persona. Non sappiamo chi, stiamo cercando un terzo. Oddio. Almeno un terzo. Almeno un terzo, almeno quattro, tre, sarebbe... forse quattro sarebbe top. Sulla falsa riga, esatto, della roulette tedesche. Noi vi salutiamo. E piangerai. Grazie, purtroppo sì, piangerò. Iscrivetevi al canale, mettete like. Per favore. Iscrivetevi a Patreon. Per favore. A proposito, grazie a Joel e Alex, i miei due Patreon. Attualmente sono due Patreon, però se vi iscrivete avrete tanti bei vantaggi, tra cui anche dei gadget e tante altre belle cose, tra cui video in anteprima, tra cui questo video un giorno in anteprima. Posso fare io la cosa della mano sulla... Sì, la puoi fare, però dobbiamo fare... si fa prima e poi si fa la mano. Vai. Ok, pronto. Te lo cedo. Alla prossima. Bam!